e benvenuti in questo sesto episodio della carriera allenatore con Manchester United. Ovviamente io sono Mattus e siamo qui in una posizione veramente difficile, perché come potete vedere non abbiamo iniziato alla stragrande dei modi il campionato, perché comunque non abbiamo vinto tutte le partite minimamente, abbiamo pareggiato una partita, perso un'altra e comunque diciamo non è stato proprio l'inizio migliore. Come potete vedere abbiamo ben 162 milioni da spendere, più 300, quasi 400 mila di budget a settimana, quindi veramente buona come cosa, visto e considerato che abbiamo venduto tanti giocatori. Come ho detto e ripeto, ci troviamo nel sesto episodio, un episodio davvero importante, perché qui appunto si deciderà un po' quel che si dovrà fare, perché comunque il calciomercato è quasi finito e questa sia una cosa importantissima. E soprattutto sono gli ultimi episodi in cui voi potete scrivermi qui sotto magari chi comprare, perché sì, ho 162 milioni, ma per la squadra che ho, per i sostituti che ho e via dicendo, non mi viene proprio nessun nome a cui io possa ispirarmi, nessun nome che possa a cui possa puntare, perché comunque la squadra è completissima. Forse mancherebbero un paio di giocatori, tipo un terzino, comunque un esterno destro o un esterno sinistro decenti, però ripeto, non mi viene proprio in mente nessun giocatore potenziale che potrei acquistare, quindi avevo pensato magari a Mertens, ma devo vedere appunto un po' quanto è il prezzo del giocatore, perché se è tantissimo, se è incomprabile, ovviamente non è che spendiamo tantissimo, perché non è come la realtà. Se andiamo a vedere Mertens, come possiamo vedere ha delle stats allucinanti, però il problema è che è del Manchester City e credo che proprio sia infattibile, proprio perché si è appena trasferito. Guardate le stats, tutti 90, veramente sarebbe un buon acquisto, calcolando soprattutto che si prende tanto di stipendio, 160.000 a settimana, però alla fine tutto sommato 25-26 milioni non sono tantissimi, quindi proviamo a contattare il Manchester, anche se come potete vedere è praticamente inutile perché il giocatore si è appena trasferito in questa squadra e non ha intenzione di andarsene, quindi proviamo a offrirgli 30 milioni, raga, ma proprio perché lo voglio sto giocatore veramente, e comunque i soldi li abbiamo, ma sarà difficile perché ripeto si è appena trasferito, quindi è difficilissimo. Come avevo già anticipato negli scorsi episodi, le puntate dureranno molto di più. Cercheremo di fare più di una partita come facevo in precedenza, skippando anche magari quelle partite che non sono importantissime. Come potete vedere, ad esempio, in questo caso ci dovrebbe essere una partita di torneo, qualcosa che comunque non mi interessa. Cioè, nel senso, sì, è importante, ma contro sta squadra, onestamente, se fosse stata una carriera privata dove io non registravo, non l'avrei giocata, quindi io cerco di fare ovviamente ciò che avrei fatto senza registrazione. Ci offrono per il trasferimento, ci offrono 4 milioni per Timothy Zumes, beh, 18 anni, 72 di uovo, non te lo posso mai dare, rifiuta e vieta ulteriori offerte. Offerta di 40 milioni per Smalling, raga, porca puttana, 40 milioni non sono pochi, cioè nel senso il valore è di 28, però comunque ci serve un difensore centrale, quindi magari scrivetemi qui sotto quale giocatore acquistare se poi vendiamo appunto lo stesso Smalling. Il problema è di offrire 50 milioni, raga, una controfferta di 50 milioni che è qualcosa di impossibile. Se ovviamente ce le danno io l'accetto, cioè senza neanche pensarci due volte. Quindi questa, da quel che ho capito, dovrebbe essere l'FL Cup, che dovrebbe essere tipo il torneo inglese o qualcosa del genere. Andiamola a simularla perché comunque non ci interessa, ripeto, mi pare veramente proprio importante, e nella speranza di vincerla, perché tipo l'altra volta, infatti sì, 2-0 Fellaini e Darmian. Sono contento che hanno segnato un centrocampista e un difensore, magari comunque per cambiare e non far segnare sempre le stesse persone. Sono abbastanza contento anche così, perché così comunque centrocampisti e difensori sono anche più contenti. Offerta per il trasferimento, si parla di Joe Riley, 19 anni, 65 di euro, ci offrono 850.000, ma onestamente io per un milione di crediti glielo darei anche, perché comunque cioè noi non ce ne facciamo praticamente nulla, un milione è sempre buono, raga, veramente alla fine non ci facciamo niente, non lo utilizzerei, quindi porca puttana, cioè raga abbiamo venduto veramente Smalling, 50 milioni di cui 45 nelle nostre casse. Ma rendiamoci conto di questa cosa, che comunque i difensori forti ce l'abbiamo, Varane lì è la coppia quella che volevo mettere titolare, alla fine non l'ho messa, però sarebbero loro i titolari. Ci servirebbe ovviamente in questo momento un difensore sostituto, perché abbiamo Blind che comunque è decente, Jones che comunque è decente, ma comunque non è che ci si fa tantissimo. Scrivetemi qui sotto magari quale difensore comprare e al limite si vede.
Non vi nascondo che avevo pensato a Koulibaly, che raga è veramente mostruoso. O potremmo puntare anche a un Bonucci o via dicendo, perché comunque, ripeto, cioè, alla fine ci hanno dato 50 milioni per quel giocatore che sì era fortissimo, ma rispetto a Bonucci a mio parere è molto più scarso. Questo si chiedono, si aspettano intorno ai 30 milioni per appunto il nostro Koulibaly. Io gli andrei ad offrire proprio 30 milioni perché ne abbiamo 200 milioni, raga, abbiamo 200 milioni con 540.000 di stipendio settimanale, quindi veramente abbiamo tantissima roba, non solo per ora, cioè abbiamo tanta roba anche per quando verrà appunto il mercato invernale, quindi veramente cosa buonissima. Ci aspetta una partita di, credo ovviamente, Barclays. Barclays. Offerta per il trasferimento Under Herrera. Non ti posso mai dare Herrera per 20, 30, 40 milioni che siano, perché è un centrocampista che mi piace tantissimo. La forma è un po' scarsa, quindi ci si deve lavorare un po' su, però. Offerta troppo bassa per il Napoli, che si aspettano sui 38 milioni per Koulibaly. Io direi di offrirgli questi 38 milioni, perché alla fine, regà, ne abbiamo tanti. Un difensore come Koulibaly, giovane, comunque 25 anni, ci può fare veramente comodo. Riley l'abbiamo dato, quindi 1.050.000, e veramente una cosa di per due, eh? E niente, andiamoci a giocare questa partita di BPL. Signori, questa è una partita veramente importante, cerchiamo di dare il massimo perché comunque non è proprio la più forte, voglio dire, del campionato, cioè appena salita in serie, diciamo, nella BPL, dalla serie B inglese, quindi bisogna vincere. Dobbiamo sfruttare queste occasioni perché comunque, raga, quando ci saranno gli scontri contro il Manchester City, il Chelsea e via dicendo, dovremo dare veramente il massimo. Qui dobbiamo invece sfruttare il momento e cercare di vincerla. La grafica intanto è qualcosa di mostruoso. Dai, raga, stiamo già spingendo bene. Cross in mezzo e buonissimo! 1-0, signori! Zlatan Ibrahimovic! Gol alla prima azione della partita. 1-0 al primo minuto. Credo proprio il primo minuto, invece secondo. Ma devastante Zlatan, come si è buttato, raga. Come si è buttato al centro aria. Allora per Zlatan, mamma mia come passa Zlatan. Come si vede che questi difensori non sono buoni. 2-0, Zlatan Ibrahimovic la mette a segno ancora. Mamma mia ragazzi, Ibra gioca così in campionato per tutto il campionato. Non c'è nulla da fare per questa. È mostruoso. Ragazzi, il gol che mi ha fatto. Mostruoso, cioè veramente mostruoso, non ha che dire perché... Cioè, per come ha segnato non è che potevo fare tantissimo, però veramente un bel gol. Bellini! 3-1! 3-1, mi sono scordato il gol. Subito dopo, l'azione dopo, segniamo di nuovo. 3-1 questa partita, veramente 4 gol in 20 minuti, 30 minuti. Che è assurdo. Raga, ma cioè, io non la finisco più di segnare così, eh. Cross in mezzo! Madonna mia, che mi ha parato? Ma che mi ha parato? Bella la palla, ridagliela, buono lo stesso, cross in mezzo, ah! Fellaini, tiro a giro di Fellaini! Dai raga, non molliamo, che comunque queste partite si riaprono in niente, tipo con sti cross di merda al centro. Mamma mia, che passaggio per Pogba! Pogba! Dove l'ha messa? Sotto a Z, Pogba 4-1. 4-1, bam, bam, bam. Via testa dubstep. Signori, sto Manchester oggi mi sta veramente piacendo. Cioè, miei coglioni, non me l'aspettavo e non me lo ricordavo così forte. Vabbè che abbiamo preso contro una squadra molto ma molto scarsa, che questi in difesa non ci stanno proprio. Però comunque cioè, il nostro lo stiamo facendo. E ci sono state anche proprio delle belle azioni come idee. Parlo di idee, neanche come realizzazione, come idee sono state molto molto belle. Raga, vorrei fare almeno il quinto gol. Ce la si può fare, mancano ancora 15 minuti soltanto che devo ragionare un poco di più perché sto andando molto ma molto di corsa. E questa cosa non è che è proprio buona.
prossimo appuntamento questa squadra giocherà contro l'altra di l'altra appena promossa in Barclays. Ibra che ha fatto lo stesso Pogba che controlla, ha fatto bello Ibra, dai Ibra, finta, no Ibra no, perché devi andare a schiantare così, palla per Ibra, dai buttalo per l'aria, ancora Ibra, ancora, mannaggia la porca troia, finisce così, punteggio di 4-1 regà, l'abbiamo veramente asfaltati, gol veramente belli, soprattutto tipo quello di Pogba col passaggio filtrante che era tipo calcolato alla perfezione. Ora andiamoci a fare un altro poco di calcio mercato, perché non ho tanto sbatti di giocare altre partite. Facciamo che poi regà, io alla fine faccio ciò che mi va di fare. E come potete vedere appunto nella Barclays siamo tipo noni, siamo settimi a 5 punti, quindi una vittoria, due pareggi, qualcosa del genere. Andiamo a skippare un altro poco nella speranza di far qualcosa, di vedere se sono arrivate offerte, quello che vi dicendo. Offerta per trasferimento, si parla di Fidelway, 130.000, ma neanche lo considero, cioè un campionato per la nazionale. Offerta accettata dal Napoli per 38 milioni per Koulibaly. Koulibaly vorrebbe 100.000 a settimana, che noi gli diamo, con un bonus del 5%. Durata triennale o quadriennale, diciamo quadriennale perché lo voglio a tanta ma tanto margine di crescita. Dietro le chiavi prima squadra perché lo metto al fianco di Belli e vediamo se così va, se va in porto. Giocatore venduto, si parlava di quel giocatore a 1 milione di crediti, ma sti cazzi. Ora ci dovrebbero avanzare 200 milioni più 566.000, che dovrebbero diventare 466.000. Andiamo a vedere se sta qualche giocatore interessante on the market. E ci sta lui. Ci sta lui che già aveva adocchiato Gregory Defrel, un giocatore che già su Ultimate Team ho provato ed è stato veramente qualcosa di mostruoso, mi piace tantissimo. Poi ci sta Origi, guardate che bestia, perché comunque il regalo vorrei prendere un altro ATT forte da sostituire a Zlatan, che bestia, ha 21 anni, ovviamente vediamo di seguirlo. Igalo pure è fortissimo, veramente un giocatore che mi piace su Ultimate Team. Sono tutti i giocatori di cui sto chiedendo informazioni, perché comunque non abbiamo nessun dato su questi giocatori. Lui regà è anche una bella scommessa da parte del Chelsea, perché veramente può far tanto ma tanto bene, quindi chiediamo anche a lui di contattare, anche perché 19 anni non sono tantissimi. È un'offertuzza per Remy, si potrebbe fare, raga, però 150.000 a settimana è troppo, veramente è troppo. Più un Bacca poi a questo punto converrebbe, Bacca ci sta, cioè Bacca potrebbe veramente essere l'ATT. Magari da sostituire a Ibra, però cioè non varrebbe la pena spendere 30 milioni per un giocatore che comunque ha 29 anni e che va messo in panchina. Preferirei comprare un giocatore tipo Gray, che comunque è sì un fenomeno, lo paghiamo pochissimo, intorno ai 5 milioni, e ci passa la paura. Quindi proviamo a offrire 6 milioni per Gray, nella speranza che magari ci arriva qualcosa, o comunque abbiamo altre notizie. Skippiamo un altro po' e possiamo già vedere che questo, comunque il prossimo, sarà l'ultima sessione di mercato. Io skippo un paio di volte, ma giusto un paio di volte, giusto perché il prossimo episodio lo voglio concentrare proprio sul calcio mercato. Vediamo se arriva qualcosa entro gli 8 minuti. Offerta accettata di Kalidou Koulibaly, quindi Kalidou Koulibaly è ufficialmente un giocatore del Manchester United, veramente sono contento di portare questo giocatore nel club. Offerta accettata anche per Gray, che è un ottimo giocatore, perché 30.000, 40.000, 50.000, io gli offrirei 50.000 con magari un bonus goal del 10%, perché comunque giocherà poco in niente, raga. Offerta per un paio d'anni, ruolo giocatore importante di prima squadra, raga, lo abbabbiamo. Tipo proprio un'ultima volta finché non arriviamo a 8 minuti allo scadere, e vediamo che l'offerta accettata di Gray, quindi anche Gray, un nostro giocatore, questo episodio è stato veramente molto interessante. E nuovo giocatore in arrivo, ovviamente si parla di
Koulibaly e lo stesso Gray. Quindi questo episodio può terminare qua. Nel prossimo video vedrete le 8 ultime skippate del calciomercato. Quindi scrivetemi qui sotto, porca puttana, quale giocatore acquistare, quale vendere. Le ultime occasioni che avete per dire la vostra. Quindi avrete le ultime occasioni per dire chi giocatore acquistare e soprattutto far diventare questa carriera vostra. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrizioni. Regà, mi raccomando, il mi piace, cerchiamo di arrivare a 40 mi piace. Comunque abbiamo fatto una vittoria su 4-1, che non è poco, considerando che comunque è un bel per me comunque una bella novità giocare contro il computer. E niente, noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella regà.